Ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di Contatori del Tempo, un altro episodione dedicato a voi. E non ci stufiamo mai di guardare questi orologi, questi vostri video con queste collezioni fantasmagoriche, stupende, eccezionali. Sto esagerando perché a volte sono anche un pochino così, che diciamo che lasciano il tempo che trovano, come si suol dire, però non ci piacciono. Tutti questi pezzi di ferro con gli ingranaggi dentro ci piacciono e quindi cerchiamo di... Non ci bastano mai, non ci bastano mai. Sto anche quasi quasi raggiungendo la pari, nel senso che sto pubblicando i video ricevuti a novembre, quindi siamo già insomma, in una buona situazione nella quale chi me li invia può attendere poco tempo prima della pubblicazione e poi si arriverà anche a dicembre dove poi riaccetterò le cartoline delle vacanze e lì ci divertiremo con quegli estemporanei video di pochi secondi, 30 secondi nel quale salutate e fate vedere l'orologio in un contesto natalizio, diciamo, no? Ora, cosa volevo dire? Niente, vi mostro l'orologio del giorno che oggi è questo bellissimo Rolex Yacht Master Blu 40 mm, calibro 32-35 con la spirale Parachrome, orologio con la ghiera in platino, diciamo che l'orologio da investimento per antonomasia. Ah, mi sto prendendo in giro da solo, ragazzi. Gli orologi per investimento non esistono. Non esistono. Ho letto la frase da qualche parte di uno che diceva: comprare un orologio per investimento è come comprare un orologio per un'altra persona. Se ci pensi, te lo compri, beh, lo tieni lì fermo per venderlo poi a un altro, cioè non lo stai comprando per te. Che poi l'investimento non esiste, ragazzi, perché cosa c'è in comune tra orologio, Bitcoin e oro? Cosa c'è in comune tra questi tre asset, chiamiamoli, tra questi tre oggetti? Che sono tre asset improduttivi, cioè non producono nulla, sono lì fermi, inerti, statici. L'oro non produce nulla, il Bitcoin non produce nulla e l'orologio non produce nulla. Sono lì. Il valore di questi oggetti qua, siano essi Bitcoin, oro o orologio, glielo diamo noi, l'essere umano, la gente che c'è intorno, che dice io questo lo compro a 20.000 euro perché mi piace. La domanda, no, l'offerta è la richiesta che fa il prezzo, basta. Non è come il mercato azionario dove te compri qualcosa che è un'azienda, quindi produce qualcosa e te usufruisci dei suoi dividendi, dei suoi guadagni, oppure un'obbligazione che è un prestito che te concedi ad un ente, che sia uno stato governativo oppure un'azienda privata, gli fai un prestito, è obbligazione. Obbligazioni e azioni sono una cosa. Questi qua sono improduttivi, quindi se un giorno qualcuno di noi decidesse che tutti assieme decidiamo che questo non ha più valore, l'orologio non ha più valore, l'oro non ha più valore, il Bitcoin non ha più valore, capito? Quindi investimento è un po' un azzardo. Gli orologi vanno comprati per goderseli, per divertirsi, per piacere, per passione. Poi se un giorno varrà leggermente di più di quanto l'hai comprato 10 anni fa, ma stiamo parlando del lungo termine, 10 anni fa, ci sta. Ma speculazione no, non esiste, no? Compro oggi e fra un mese rivendo a 1.000 in più. Sono finiti quei tempi lì, ragazzi, così imparate ad aver approfittato dei poveri orologi come oggetti. La scimmietta non li vede mica come oggetti, come investimento, ma lei cosa gliene frega? Lei li vuole perché vuole mettersi tutti sulla sua zampa pelosa, tutti gli orologi in fila, hai capito? Funziona così. Noccioline, loro orologi. Via, passiamo al primo video che sennò qua si fa sera, come disse, no? Quel poeta, com'era? Non mi ricordo più. Va bene, fuoco. Ciao Davide, sono Gianluca Ciao. da Milano e anch'io, come tutti gli altri tuoi seguaci, voglio presentarti una parte della mia E siamo qui collezione. apposta. Cercherò per quanto possibile di essere breve in maniera tale da stare nei tempi programmati e non Certo. rendere il video troppo È già noioso. cominciato bene. Ho suddiviso questa mia prima parte della collezione Top. in tipologie di orologio. Cavoli. Iniziamo dai diver. Per quanto riguarda i diver, il primo orologio che Top. ti voglio mostrare è il mio primissimo diver. Un Megoglioni. regalo di laurea tanto agognato e finalmente raggiunto ed è il mitico Rolex Submariner per il quale c'è ben Bravo. poco da dire. Questa referenza è del 93. Porta con sé tutti i segni del tempo, come vedi, non è mai stato lucidato, è stato revisionato una volta, tra altre cose in occasione di un incidente che ho avuto, per fortuna lui ha resistito, sia pur con qualche acciacco. Adesso Ecco, ora parlando di investimenti, no, questo qua magari è stato un investimento, nel senso che nel 93 adesso vale sicuramente moltiplicato un certo numero, non so quanto, rispetto a quanto l'hai pagato, calcolando anche l'inflazione, bla bla tutto, no?
Però ha senso, 93, quanti anni sono passati? Sono passati 31, 31, no? 31 anni ha senso, ma è quasi normale che si rivalutino, no? Anche un orologio qualsiasi quasi si rivaluta. Merita una nuova revisione per portarlo a nuova vita. È un orologio che ho utilizzato tantissimo, che Bravo. continuo ancora oggi a utilizzare con grande soddisfazione. C'è poco da dire, insomma, ormai è entrato nella storia. Un Bravo. altro diver che ho acquistato parecchio tempo dopo, questo con i miei soldini, Top. è questo Tudor Pelagos. È un orologio che appena ho visto ho subito scelto e ho trovato di mio gradimento. Ha un dial meraviglioso, questo colore azzurro è incredibile quando è alla luce del sole. Bellissimo, se lo facessero d'acciaio probabilmente sarebbe uno dei miei papabili. Ora provo perché io sono allergico, nel senso allergico al titanio, nel senso che non mi piace, non allergico che mi fa venire le bolle. Ora stavo guardando il quadrante di sto orologio qua e perché non gliela facevano? Una scritta in più non ci stava. Cioè, scudetto, Tudor, Geneve, là su in cima e sono tre. E poi sotto ce n'è altre cinque. Pelagos, Chronometer, Officially Certified, Rotor self-winding 500 metri, 1000 piedi, e poi c'è anche Swiss Made in fondo. Pare un libro, la Divina Commedia. Mi è piaciuto tantissimo anche il materiale che ha utilizzato Pelago, che ha utilizzato, scusami, Tudor nella realizzazione di questo orologio, che è il titanio, che gli conferisce, oltre a un'innegabile robustezza, anche Certo, una interessante leggerezza. ma È un certo. orologio che consiglio vivamente. Consiglio Questo è vivamente. uno degli ultimi acquisti che ho fatto, perché ormai la scimmia è partita da quanto ti seguo poi in maniera drammatica, è Ecco qua. questo Yamaha Superman 500. Bello, So che tu l'hai bello. provato, quello che avevi provato aveva un cinturino diverso. Io mi sono innamorato di questo cinturino che chiamo armadillo. Molto Il bello. colore è incredibile, questo non si vede bene con la telecamera, però è un blu notte. È veramente un bellissimo orologio, mi piace molto portarlo. Trovo che sia stato realizzato molto molto bene. Lo spessore è incredibilmente limitato per essere un diver a 500 metri. Bellissimo orologio. Bello, sì, te lo Un altro appoggio. diver che ti presento è il mio Seiko Monster, versione Save the Ocean. Questa è già stata presentata sul tuo canale. Anche qui abbiamo un quadrante incredibile con i pinguini e i segni dei pinguini sullo stesso. È veramente un quadrante che alla luce del sole è meraviglioso. È un orologio che ho usato e continuo a usare praticamente tutte le estati. È un Seiko, super robusto, super affidabile, super resistente. È molto grande, è un orologio d'impatto, però Beh, io avendo un polso da ma ci 19 sta, ci ci sta. E sta tranquillamente, lo posso portare dai, tu il sempre. vuocino, dai. Passando invece ai crono, questi li chiamo più i crono eleganti, ti presento il mio Tudor Black Bay Crono. Come vedi, ho sostituito il cinturino perché è un periodo che mi diverto a giocare con i cinturini, quindi ho tolto il suo bracciale originario e ho montato questo cinturino in Ben cuoio e devo fatto, dire che secondo me sta molto eh. bene Sì. perché mantiene la sua eleganza, il colore riprende quello dei quadranti interni, per cui secondo me dei contatori interni, secondo me è una buona alternativa al suo bracciale. Tante cose, ho ordinato anche un bracciale Jubilee, sono in attesa Bravo. che mi giunga dagli Stati Uniti e lo monterò con molta curiosità, però secondo me dovrebbe starci anche Sì, questo. penso anch'io. Soldoni, Secondo crono che ho acquistato recentemente, anche questo tu lo conosci bene. È top il mio anche a questo. Longines, sei Top. stato un po' tu a taccarmi la mania dei Longines, Lo so. Zulu Crono. Non l'avevo mai trovato, mai visto questo Zulu, l'ho trovato usato in una vetrina di una gioielleria col cinturino in pelle. Ma non è lo Zulu Crono, è lo Spirit Crono, perché Zulu Time è quello, lo Spirit con la funzione GMT. Qui venendo a mancare la funzione GMT non può chiamarsi Zulu, eh? Diciamo che lo Spirit cronografo. Ecco, bello, molto bello, stupendamente bello, tutto quello che vuoi, però a me mi piacchia di più il Big Eye, il Longines Big Eye, quello con il quadrante più grosso. Quello lì mi fa abbastanza di più impazzire che questo. Però, insomma, c'è poco da dire, dai ragazzi. L'ho trovato braccialato, devo dire che braccialato sta bene, ma col suo cinturino in pelle blu è eccezionale. Questo non è il cinturino originale,
è un cinturino generico, però volevo provare a vedere se il ricordo che avevo della bellezza col cinturino in pelle era confermato, e devo dire che è tutta la vita confermato, per cui adesso ordinerò il suo cinturino originale. Bravo. Passando invece a dei cronografi eleganti sportivi, ti faccio vedere questo Tag Heuer. So che tu non ami gli orologi scheletrati, questo però io l'ho trovato eccezionale. È un orologio che ho visto al polso di una mia amica, nonostante le sue dimensioni importanti, e devo dire che anche al polso di una donna fa la sua figura, tanto che questo orologio spesso mi viene rubato da mia moglie perché è molto Bravo. facile regolare il cinturino. Questo cinturino è bellissimo, ha la gomma interna, come ti dicevo, è facilmente regolabile, il movimento è il solito carrera, mi sembra, di fornitura. Devo dire che però è un orologio che, nonostante la sua stranezza, rimane comunque leggibile, molto portabile, non è per niente pesante. Devo dire che mi piace veramente tanto e ogni volta che lo metto faccio fatica a toglierlo. Meno male, qualcuno che Sempre gli nell'ambito piacciono dei c'è. cronografi sportivi, ti faccio vedere questo Tudor. È il Tudor Pelagos FXD, che la Tudor ha realizzato, come vedi dal reo interno, Alinghi Red Bull Racing, proprio per sponsorizzare Alinghi nella Mai recente visto, eh? Coppa Non ho mai visto America. Non ha questo. portato molto fortuna, visti i risultati, ma comunque devo dire che l'orologio è stato realizzato in maniera magistrale. Anche qui Tudor ha fatto sfoggio di materiali innovativi, la cassa in carbonio, la ghiera è in titanio, così come anche la corona e i tasti del cronografo. Il cinturino è realizzato con le stesse impunture delle vele della barca e con gli stessi materiali. Devo dire che è veramente molto molto ben realizzato. Si tratta comunque di un orologio che ha anse fisse, per cui si può portare o col suo cinturino originario o con degli altri NATO. Passiamo adesso a degli orologi Pilot. Il primo è l'ACO, anche questo è un orologio che ho acquistato dopo aver visto da te alcune prove. Mi è piaciuto tantissimo questo quadrante che, come noti, è un blu Soleil, molto molto bello, orologio a cui ho sostituito il cinturino con questo in pelle che mi piace molto, in pelle Strano. scamosciata, viene fornito invece con un cinturino NATO di colore grigio che comunque ci sta molto bene. Ora, te non mi hai detto che razza è questo laco? Perché laco, positivo o negativo, dipende un po', fa sia la linea con Miota, quella con ETA. Questo qua non mi hai spiegato assolutamente quale calibro incassa, quali particolarità, perché sapete che potete anche personalizzarli laco quasi, no? Da fondello trasparente, fondello chiuso. Te l'hai scelto quel quadrante blu Soleil che proprio lo discosta completamente dallo spirito Flieger, no? Diventa un altro orologio, niente da dire. E con il cinturino scamosciato così beige è proprio, cambia completamente, no? Perché il suo colore sarebbe il nero opaco, bello grande di presenza, e con il cinturino in pelle con le due borchie, quelle alle anse, proprio da Flieger, no? Oppure con il Bund, volendo proprio essere tradizionalisti al 100%. Te invece l'hai un po' stravolto e l'hai trasformato in orologio a tutti i giorni, va benissimo, va benissimo. Sempre nell'ambito dei Pilot ti faccio vedere il Ottavia. mio Autavia. Non è un Pilot al 100%, sai Sì. che Tag Heuer ha realizzato questa linea Autavia per, diciamo, unire la passione per le automobili, tipica della casa della Tag Heuer, con la passione per il volo, e hanno Autavia. realizzato appunto la serie Autavia. Questa è recentemente uscita di produzione, è un orologio che ho acquistato a un ottimo prezzo, devo dire che leggibilissimo come tutti i Pilot. Mi piace molto il quadrante perché è un quadrante marrone degradé. Il suo cinturino a sgancio rapido di serie è estremamente bello, anche questo in Certo. pelle, bello, ben realizzato, preciso, c'è poco da dire. Tag Heuer a me piace Top, tieni, moltissimo, top. qualità-prezzo, secondo me è una delle case, diciamo, di alto livello,
più facilmente raggiungibili e a mio parere vedrai che dopo la sponsorizzazione della Formula 1 prenderà ancora ulteriori quote di mercato. Certo. Chiudo questa prima parte della collezione per non far perdere troppo tempo con i miei due dress watch. Il primo è questo Tudor Black Bay 41. Secondo me Sì, va bene, ma non è un... Gli do anche il toppino, però non è un dress watch questo. Questo è un orologio sportivo, urbano, da tutti i giorni. Cioè, il dress watch è un'altra roba, ok? Cerchiamo di... Insomma, di avvicinarsi il più possibile ai termini che utilizziamo. Già è brutto definire le tipologie di orologi, no? È come nella musica, cioè, dobbiamo per forza rientrare un determinato gruppo dentro una certa categoria di musica, no? Hard rock, metal, heavy metal, glam metal, death metal, black metal, cioè, capito? Tutta una serie di categorie, sottocategorie, che poi a un certo punto uno dice, oh, ma è musica, poi ci sono anche tutte le altre sfumature intorno, non è che poi devi per forza riuscire a catalogarlo, no? Ugualmente negli orologi, dress watch, ok, se noi prendiamo il dress watch vero e proprio è completamente differente da questo. Non deve avere questi palloni qua al posto degli indici, le sfere devono essere più dritte possibile, sottili, non la snowflake, il cinturino in pelle, non il bracciale. Non è un dress watch questo. Non è mai stato visto sul tuo canale, poi magari mi è sfuggito qualche video. È un orologio che mi è stato regalato da mia moglie in occasione del nostro recente matrimonio, chiaramente secondo matrimonio, molto ben realizzato come tutti gli orologi Tudor. È un orologio che secondo me va bene come, diciamo, alternativa alla Rolex, come Day Just, più portabile, soprattutto per chi come me abita a Milano, dove purtroppo i Rolex li rubano come le biciclette. Portare al polso un Tudor dà, non ti dico la stessa soddisfazione, ma comunque delle sensazioni molto simili senza dare nell'occhio come un Rolex. Bravo. Sempre a proposito di Rolex, concludo con il mio ultimo orologio, anche questo è un dress watch. So che a te non piace questa versione del Day Just No. perché ti fa arrabbiare quell'indice a ore 9. So che non ami neanche i numeri romani, però questi secondo me sono particolari, perché per me questo fondo grigio con i numeri romani verdi diciamo omaggiano la sponsorizzazione di Wimbledon tipica della Rolex. È un orologio che io mi sono così configurato, ordinato, aspettato. Quando è arrivato, devo dire che ne sono stato subito entusiasta. Bravo. Bene. Ho chiuso qui la mia prima parte della collezione, spero di essere stato sufficientemente veloce. Hai Ti voglia. ringrazio, ti saluto, ti faccio i consueti complimenti per il tuo canale e speriamo che in fretta riuscirai a raggiungere i 100.000 iscritti, così ci farai vedere il tuo prossimo acquisto. Sarà un Panerai? Un Bravo. abbraccio e a presto. Bravo, vedo che mi segui. Adesso tutti lì aspettare i 100.000 iscritti, così mi faccio l'autoregalo. Cioè, gli altri canali fanno il giveaway, cioè regalano la roba agli iscritti, no? Perché festeggiano. Io no, io no. Io ho le braccine corte da Tyrannosaurus Rex e mi faccio il regalo a me. In teoria sì, vorrei un Panerai, poi vediamo, non si sa mai nella vita. Cioè, è un percorso irto di ostacoli, nei quali potrei anche decidere di prendere qualcos'altro un giorno e lasciare indietro il Panerai, non lo so. Bella collezione la tua, bellissima collezione. Comprendo anche lì, lo comprendo il fatto del Wimbledon, il Rolex Datejust dedicato a Wimbledon verde, no? Chiaramente a me non mi fa impazzire, quindi, però ciò non toglie che sia un bell'orologio. È bene anche che ci siano persone alle quali piace, perché altrimenti, cioè, saremmo tutti uguali, no? C'è chi piace, chi non piace, come tutti gli altri con gli orologi, ognuno c'ha le sue fisse, no? Poi anche sono anche un po' fisse. Non è che dovete stare a dar retta a quello che dico io, perché io parlo per me, cioè, mi sono fatto un gusto abbastanza preciso, che poi cambia, perché è fluido, come si usa dire oggi, è fluido il mio gusto, cambia anche nel tempo, no? Perché Panerai non li sopportavo, adesso mi piacciono, chissà poi cosa. Lo Yachtmaster non è che non mi piaceva, lo perculavo, perché lo ritenevo inutile, poi ho visto la luce, ho visto la luce e ho scoperto che mi piace. Va bene, torniamo alla tua collezione. 8 ti do un bel 8 perché tutti gli orologi, poi hai detto che è solo una parte della collezione, quindi questo ci lascia ben sperare per il prossimo video, che se tanto mi dà tanto l'hai diviso in due, sia i pezzi più pregiati che quelli meno pregiati, quindi il doppio di questa sarebbe la collezione completa, no? Però questa qua si merita già un bell'otto perché variegata, con dei bei marchi, begli orologi, Seiko, Longines, Tudor, Rolex,
e chi più ne ha più ne metta. Non mi ricordo più nemmeno tutti gli orologi, ma insomma, perché, ma c'è anche lo Iemetto piccolino di bello, Tag Heuer, cavoli, Tag Heuer dimenticato, l'Aco, sì, buona, ce n'è di orologi, Otto è tutto meritato, complimenti per la collezione, per l'esposizione e per il secondo matrimonio. Adesso guardiamo per il divorzio, per il secondo divorzio, quale orologio ti regalerai, eh? Prossimo video. Ciao Davide e ciao agli Ciao, amici del canale. Io amici. sono Alessandro dalla Svizzera, Svizzera francese. Bravo. Allora, il primo orologio che faccio vedere è una ciofeca, grande ciofecata, Hugo Boss. L'unica ciofeca che mi sono tenuto in colazione Bravo. perché ha una piccola storia, diciamo, che ha la sua importanza. Sì, dici tu. Quando una volta ero in vacanza da mia nonna in Sicilia, Ah. e su questo orologio si è fermata la batteria. Sono andato dall'orologiaio del quartiere e gli ho fatto cambiare la batteria e poi abbiamo discusso un po' e mi ha fatto capire, trasmettendomi la sua passione, che con i soldi che ho speso per questo era proprio un orologio di merda. Me l'ha fatto vedere, non me l'ha detto così, non è stato cattivo né non mi ha giudicato. Te lo dico io, di merda. Ma mi ha fatto vedere con la lente magnificatrice, mi ha fatto vedere come era fatto proprio male questo orologio. E da lì in poi un po' ho incominciato a imparare, diciamo, qualche cosa sugli orologi e mi sono appassionato. Se sei in Svizzera, ti appassioni per forza, dai. Dopo di questo ho comprato qualche entry level, qualche Tissot e da lì in poi è partita la scimmietta. Dopo mi La sono scimmietta. preso Cosa? il Seamaster 300, E beh, eccolo qua. povero, bello questo, top. Quando mi sono comprato questo, non sapevo se ero molto indeciso. C'avevo anch'io questo. Volevo un orologio di un brand importante che mi durasse nel tempo. Ero molto indeciso fra questo oppure lo Speedmaster. E alla fine ho preso questo perché il bracciale dello Speedmaster mi sembrava un po' troppo pesante e non aveva le certificazioni, Ah, diciamo che ecco. aveva due o tre cose che non mi piaceva. Funziona così. Comunque Bello, sono partito su questo. ce l'ho Ormai anch'io. sono 4 anni che ce l'ho, Bravo. ne sono molto contentissimo, a parte che pesa, è un po' pesantuccio. In Pesa, sì. estate lo metto sul suonato e lo porto molto più volentieri. Dopo Volentieri. aver preso questo, dopo, diciamo, qualche mese è uscito questo, Cosa? lo Ah, Speedmaster, con top. le caratteristiche, diciamo, migliorate in confronto a quello che avevo visto prima. Ha il bracciale molto più fino, è certificato Metas, e boh, colpo di fulmine. La scimmietta mi ha dato un colpo e mi ha detto questo lo devi prendere. Ha pure la sua clasp che è molto più fina in confronto a quella della vecchia generazione. Ora ho guardato la clasp lì, praticamente anche te hai fatto il mio percorso, cioè il vecchio Speedmaster con il 1861 senza certificazione Metas, no? Non lo prendevo in considerazione, proprio perché tutto il resto del catalogo Omega era certificato Metas, che, con delle caratteristiche tecniche ben precise, e l'unico a esserne fuori era lui. Non che io sia particolarmente fanatico nel voler tenere il tempo, no? O caratteristiche tecniche, però se tutto il resto è così e questo non è così, a me non mi va, cioè se devo spendere dei soldoni, lo voglio spendere bene. Boh, quando è uscito questo, ho visto la luce anche in quel momento lì e ho preso anch'io lo Speedmaster con calibro 3861, scappamento coassiale, bla bla bla. Ma anche te ho visto, c'è la clasp, la chiusura, come la mia, con i pulsantini, flippiti, flippiti, ma che non ha la regolazione quella micrometrica. Gli ultimi modelli c'erano la regolazione micrometrica, mentre noi abbiamo i bucchini. E dunque mi sono fatto questo capriccio. Bravo, Gabriccio. Ecco, Francese. Gabriccio. dopo questo sono arrivato su un sito francese dove vendono orologi vintage. Sono tre amici appassionati che sono orologiai e hanno il proprio sito. E mi sono preso
un vintage. Bello. Anche questo Omega, non so Omega. perché, ma spesso quando devo spendere soldi su un orologio, alla fine compro l'Omega. Non si sbaglia. Che Omega Genève con il suo calibro 565, cassa quindi il squadrata. cambio della data rapida, in ottime condizioni. Bello Questo non questo. era, il suo bracciale, il suo Vabbè, cinturino, è lo stesso. la sua fibbietta EcoEva, il suo logo sulla, corona, non so se si vede. Più o meno. Bella cassa questa, eh? E sinceramente io non ho mai troppo guardato gli orologi vintage, ma questo qua mi dà proprio molta soddisfazione. Diciamo, Soddisfazione. quando voglio mettere un orologio che sia un po' più leggero, soprattutto se sono vestito, diciamo, in modo un po' più formale, metto questo, anche se per qualche mesetto me lo sono pure tenuto come daily watch. Addirittura, bravo. Ci piace così, E svizzerotto. poi cercavo un diver, un orologio sportivo, diciamo un diver, lo Capito? volevo sul bracciale, sul cinturino in gomma, e che non fosse Omega, perché Basta. volevo cambiare un È po', diciamo, di certo. marca. E ho guardato per molto tempo il Longines Hydro Conquest GMT, che è l'Hydro Conquest normale, non mi piace. Non è che Ah. non mi piace, ma quei numeri arabi troppo grandi, diciamo che non fa per me. Va bene. E ero E? indeciso fra questo oppure il Breitling Super Ocean, e alla fine volevo un orologio con il quadrante bianco. Allora è arrivato il Super Ocean. Questo Bello, top. ormai ce l'ho da poco tempo, Bella marca, ha un preso mese, Breitling, bravo. no, 2 mesi. Ma lo sa L'unico che difetto, diciamo, se si può chiamare difetto, è il suo calibro che non è in house. ma cosa ce ne frega del calibro in house, calibro non in house, dai. Questo Breitling qua Super Ocean così bianco mi era sfuggito dalla vista. Non l'ho mai visto, io l'ho mai maneggiato, non mi ricordo. Sinceramente è bello bianco, anche perché le sfere sono ben, diciamo, delineate, si legge bene. È un buon orologio per avere un quadrante bianco in collezione che sia ben leggibile e di un marchio come si deve, Breitling. Anche io ho il Breitling Chronomat GMT e c'è dentro c'è l'ETA 2893. Non è che ci sia niente di speciale, no? Però l'orologio non è solo il calibro. Se un orologio ti piace, ti piace, ti piace, e dentro c'è un calibro semplice, semplice. Che poi questi qua di fornitura che utilizza Breitling sono tutti certificati COSC, sono quindi rifiniti al grado più alto, no? Insomma, non è che sono quelli di fornitura che compra Schicchia del Ponte, va bene? Quindi un certo valore intrinseco ce l'hanno. Comunque, dai, ci piacciono. Bello. Alcuni dicono che è un difetto, alcuni dicono di no, ma io ho comprato questo, neanche 48 ore dopo l'ho mandato alla sua casa Come madre, mai? Hai che prendeva 45 secondi al visto? giorno. Certificato COSC. Dunque io non lo so come gli fanno i controlli su un orologio che deve essere cronometer, che nuovo, nuovo di pacca, 45 secondi al giorno. Allora, ho mandato una mail direttamente da Breitling e sono venuti a prendermelo a casa, e dopo un mese me l'hanno portato di nuovo. Controllato? Mi hanno prolungato la garanzia di 2 anni in più. Dunque Boh. questo ho trovato che era un gesto simpatico, e si vede che è una casa seria. Per ora e questo è il mio daily watch, me lo sto godendo alla grande. E come prossimo acquisto sono indeciso, anche se non è per subito. Sto valutando o per comprarmi il Panerai Radiomir in 40 mm, che io ho un polso di 16 e mezza più o meno, o il Cartier Santos Dumont, Jumeau. che è forse un po' più classico, ma mi piace veramente. Per ora è tutto. A voi la linea. Un Grazie, grande saluto a tutti. Ciao e grazie di tutto, Davide. grazie. Love. Belinda, 7 minuti e 14 secondi per 4 orologi. Dai,
Però un po' mi addormentavo, questa parlantina, diciamo, veramente spigliata, ci hai proprio trascinato all'interno della tua collezione con sapiente autorevolezza. Ora, io quello che voglio dire è, sì, i problemi, in garanzia, i difetti, e purtroppo tutte le case ce l'hanno, non si può escludere, no? Può succedere a chiunque, a qualunque marchio, che gli venga fuori un orologio che arrivi fino alla rete di vendita difettato. Oh, tutti i controlli di qualità che vuoi. Errare humanum ovest, quindi può succedere. La differenza la fa l'assistenza, cioè essere soddisfatti di quello che ti propongono come risarcimento. Te lo sono voluti a prendere a casa, e questo è già tanta roba, no? A volte uno si deve sbattere e portarlo in negozio. Te lo sono voluti a prendere a casa un mese è ragionevole. Non toglietevi dalla testa che ne voglio un altro subito su due piedi, nuovo, perché io ho pagato soldoni. Toglietevelo dalla testa, nessuno vi ridà un altro orologio al posto di quello difettato. Lo sistemano e ci vuole il suo tempo. Ci vuole il suo tempo, le cose vanno fatte nei tempi dovuti. Oh? Quindi, poi ti hanno allungato di 2 anni la garanzia, si sa mai nella vita. Va bene, alla fine sei soddisfatto. Sei rimasto un mese senza orologio, quello è ripagato dai 2 anni più di garanzia, ma è per quello che servono tanti orologi, perché quando succedono queste cose sei coperto, c'hai le spalle coperte, c'ho 20 orologi, cosa me ne frega se sta via un mese il Breitling, il piccolo Breitling, vai tra le braccia della mamma madre, della casa madre, vai, così io c'ho gli altri, no? Detto questo, poi vuoi comprarti un Cartier o Panerai, fai un po' te, cioè dove batti, batti lì, non c'è poco da dire. Priorità, scelte, uno prima uno poi l'altro, nessuno dei due vai su un terzo. No, non stiamo parlando di orologiacci. Fa un po' specie che vuoi prendere Panerai 40 mm, che in realtà anch'io a volte ci penso 40, 42, no? In realtà se poi c'è un orologio che ha il diritto o il dovere quasi di essere grande, di risultare sovradimensionato al polso, è proprio Panerai. Sia che tu abbia un polso piccolo o grande, magari come il mio. Se il Panerai risulta grande, è suo, ha fatto il suo dovere, è quello lì che deve essere. La gente lo deve percepire come Panerai gigante, punto. Quindi hai il polso piccolo, te, secondo me, un 40, proprio se non vuoi esagerare, un 42, ma anche un 44, secondo me dovrebbe essere il Panerai. Anche, poi come ragionare anche sull'impermeabilità, mi sembra che quelli da 40 ne hanno un po' meno. Vabbè, comunque, mi hai proposto 4 orologi, di cui uno un Boss, poi 2 Omega, belli. Alla fine il Breitling, beh, io ho 7, dai, 7. Qualità elevata, quantità ridotta. Se ne ferma uno, rimani con due. È impossibile, secondo me, sopravvivere con 2 orologi al giorno d'oggi. Veramente sei al limite dell'estinzione. Quindi vedi di provvedere al più presto, perché sennò non si va avanti così. Prossimo video. Davide, buongiorno! E rieccoci qui ormai a distanza di quasi un anno da quando ti ho inviato il primo video, eh? Ne sono passati di mesi, Ma che ma si sei? sono aggiunti anche nuovi orologi, quindi è giusto fare un nuovo video per farteli vedere. Vai. Allora, partiamo da quelli che in realtà già avevo e che ti avevo già fatto vedere, cioè il mio Citizen NJ089L, il mio ProMaster con movimento Eco Drive e il mio bambino, la versione con il diametro cassa da 40,5 mm. Va bene. Partiamo dai miei nuovi acquisti in Vai. ordine cronologico. Il primo è il mio stupendo, ma che dico stupendo, stupendo Citizen Tsuyosa con quadrante color Tiffany, che tanto a Tiffany, noi schiaffone. piace, o meglio a me. È Celestino, cos'è Tiffany? Celestino, non sei capace di dire è Celestino, no? È color acqua marina se vuoi fare il figo Tiffany, no? Proprio perché vuoi fare lo sborone come tutti quelli che hanno il quadrante Tiffany che va tanto di moda. Io per principio, cavolo, un orologio con quel quadrante lì no, non lo prenderei mai in collezione, proprio veramente perché c'è stato quell'hype, quella moda del quadrante Tiffany, veramente. Da scartare, detto questo, poi sei abbastanza squillante. Siamo passati dalla cantilena quasi che ti fa assopire a uno che squilla anche troppo. Mi sembra anche un po' troppo esuberante. Vediamo come va a finire qua perché la vedo male. Ha delle proporzioni che secondo me sono perfette, almeno per il mio polso. Mi piace particolarmente il Ah. bracciale in stile President che si va pian piano a rastremare verso la clasp, che è uno degli elementi che non mi fa impazzire di questo orologio.
ma che ci facciamo andare bene comunque, soprattutto considerato il prezzo a cui viene venduto. Allora, io in questo orologio ho trovato due difetti Vai, principali. facceli Il vedere. primo è la scelta, secondo me, obbrobriosa di decorare il movimento di questo dorato che secondo me non ci azzecca veramente nulla, No. però è un qualcosa che non notiamo perché una volta messo al polso appunto viene coperto e quindi ce lo facciamo andare bene. Bene. Il secondo, che non so se è un difetto proprio di costruzione dello Tsuyosa oppure è una problematica legata alle mie dita, però è la manovrabilità della corona, perché mi sento molto come se King Kong dovesse mettere un tutù rosa e dovesse fare un plié. Adesso non è magari cioè il paragone migliore che si potesse fare, ma è l'unico che mi è venuto in mente in questo preciso momento. Poca roba, secondo me, in relazione poi a quello che è in maniera generale l'orologio, che mi piace tanto e di cui sono molto fiero, di aver acquistato. Va bene. Allora, poi ti avevo già detto del mio voler ampliare la collezione con un ProMaster, però con il movimento automatico questa volta, è l'uscita dei ProMaster Marine calza a pennello. Io ho Bravo. preso questo, che è la versione appunto con il quadrante giallo degradé, che mi piace sempre di più ogni qualvolta io appunto la vado a guardare. Perché ti dà degli effetti di giallo e degli effetti di nero che cambiano a seconda della luce e soprattutto di quale luce Addirittura. colpisce il vetro del quadrante. Quale? Particolare la scelta di metterlo leggermente più in basso rispetto alla ghiera che mi piace molto di più rispetto alla versione che avevo io, in quanto è leggermente più sottile. Secondo me ha una proporzione perfetta da questo punto di vista. Forse leggermente troppo spesso? Ma magari sì, però è una cosa che a me francamente non dispiace. Bello, possente, lo senti, l'orologio è qui, non è un orologio Bravo. elegante, non è uno di quegli orologi che necessita avere per forza una dimensione più pacata, più sottile, e quindi mi va tanto bene. Tolto questo, abbiamo l'ultimo acquisto che ho fatto, sia in ordine cronologico, sia secondo me per bellezza, cioè il mio Bulova Oceanographer da 44 mm. Mi spaventava molto l'acquisto di questo orologio, in quanto 44 mm mi sembravano eccessivi, ma una volta avendolo provato, avendo costato. Anche in questo caso, 44 mm, no? Ci stanno, ragazzi. Non, cioè, non è che vi sto dicendo dovete avere tutti orologi da 44, 45, 46, che allora sarebbe, non sarebbe l'ideale, non sarebbe giusto, non è corretto, no? Ogni orologio ha la sua dimensione naturale, diciamo. Il Devil Diver 44 mm ci sta, così come ci sta il Panerai, co così come ci stanno certi diver o certi pilot da 45, ci stanno. Dobbiamo anche un pochino scrollarci di dosso il fatto dei 38 mm a tutti i costi, 39, 36, 37, e anche basta, no? Ogni tipologia di orologio necessita anche di misure, cioè necessita di misure proprie, non è che bisogna per forza. Ora, se facessero un Devil Diver con questa cassa qua da 36, verrebbe fuori una schifezza, secondo me. Verrebbe fuori veramente una schifezza. Anche da 38 farebbe schifo, veramente troppo piccoli, dai. Però ho notato che hai preso, cioè, tutti i Citizen. Laggiù c'avevi già due Citizen, poi ti sei preso lo Tsuyosa e il Marine. E poi hai preso Bulova, che anche lui c'ha il Miota dentro come Citizen. Sei sempre sulla stessa barchetta, eh. Va bene, va. Dato il fatto che questa forma di cassa a cuscinetto armonizzi così bene Cuscinetto, a cuscinetto. la dimensione più eccessiva della cassa, me lo hanno fatto apprezzare, in particolar modo per la tridimensionalità dovuta dalla bombatura del vetro zaffiro e all'applicazione degli indici in questo modo. Me lo hanno fatto amare tantissimo. Io non capisco Tantissimo. perché questo orologio è tanto criticato per l'applicazione in questo modo, del logo Bulova, cioè a me personalmente non dispiace, anzi, è un tratto caratteristico. Allora, qui il discorso, per chi non sapesse, che la scritta Bulova, la vedete, invece di avere le lettere separate, le ha congiunte da un segmento, quindi è come se fossero praticamente scritte con un. Prendiamo un dentifricio, un tubetto di un qualsiasi cosa, di mastice, scriviamo Bulova e ci vengono le congiunture, no? Quindi, anche
All'inizio c'erano molti che criticavano questa scelta perché la ritenevano una mancanza di cura nei dettagli, quando in realtà è volutamente fatto così, figuriamoci se è un errore. È volutamente fatto così per riprendere il passato, per riprendere non il modello del passato che le aveva distanti, erano ben nette, ma per riprendere l'idea di passato con una scritta così, diciamo, quasi in corsivo. Quindi non ci vedo niente di particolarmente obbrobrioso, strano, anzi mi piace anche, lo prenderei senza problemi. Molti si lamentano anche del fatto che sia lasco un po' il bracciale, no? Però se consideriamo che è una riedizione di un modello degli anni 70, secondo me è molto azzeccato. Poi ripeto, magari giocherò in casa, magari ne sono talmente affascinato da volere anche evitare i singoli difetti che ha, ma va bene così, corona a 120 scatti, abbastanza fluida, molto fluida. Particolare anche l'idea, non so se l'hanno... Se sei l'unico orologio ad averla, credo di no, ma io non ne conosco altri, ad avere appunto la lente magnificatrice nella parte interna del vetro No, rispetto a quella esterna, ce ne sono cosa che in altre. realtà me l'ho fatto apprezzare ancora di più. Detto questo, io spero ti siano piaciuti anche i miei nuovi acquisti e concludo salutando te, ma soprattutto salutando gli amici appassionati di orologi che quasi ogni giorno mi fanno sentire praticamente un povero per una serie infinita di minuti, ma vi voglio comunque bene perché mi fate sempre scoprire delle chicchette in più, eh? Quindi, signori, un bacio a tutti e ci vediamo ad un prossimo video. Speriamo, non vedo l'ora che mi mandi l'altro video. Ascoltami a me, dai, tre orologi praticamente. Tre orologi, io ti do il voto su quei tre lì, un 6.5, 6.5 perché insomma, fantasia zero, orologi visti e rivisti, però non sei neppure andato a commettere qualche stupidissimo errore di andare a prendere un Hugo Boss, no? O un Dolce Gabbana, boh, insomma. Sei stato nella comfort zone, orologi che tutti hanno praticamente, che piacciono a tutti, lo Zhu Yuzhen, il Promaster Marine, il Bulova Devil Diver. E insomma, però sicuramente diciamo che è quasi un upgrade rispetto ai tre di prima, che erano col Citizen Field Watch Pilot, il bambino e l'Echo Drive del Promaster. No, hai fatto un upgrade, è migliorata la collezione, quindi un bel 6,5 te lo meriti per questo tuo upgrade. E poi ti lamenti del fatto che ti fanno sentire povero quando vedi le altre collezioni degli amici che li pubblichiamo qua sul canale, ma non funziona così, cioè la passione va messa in campo in relazione al proprio budget, alla propria disponibilità economica, non ce ne frega niente se uno... Perché poi veramente funziona anche che se uno ha veramente tanta disponibilità economica, ad un certo punto perde anche interesse. Se uno può avere tutto e può comprare facilmente tutto, cioè si compra l'Audemars Piguet da 30.000 euro e poi quando ce l'ha è deluso, è insoddisfatto, perché può permettersi ancora qualcos'altro, ancora qualcos'altro, ancora qualcos'altro. C'è più soddisfazione a comprarsi magari un orologio a 500 euro e con fatica, perché ci si arriva con fatica, e quando ce l'hai poi dopo... E non ci sono cazzi, come dicono in Francia. Dopo te lo godi veramente al 100%, anche perché sai che il prossimo arriverà più in là. Altrimenti, poi dopo è una scimmia che mangia la scimmia, cioè è una scimmia che si mangia la coda, capito? Avevi visto la scimmia che si mangia la coda? È un casino perché non smette più di roteare, ti manda in crisi anche te e incominci a comprare così impulsivamente, capito? Pur di farla fermare, gira la ruota, gira la ruota. Vabbè, ragazzi, io qua direi che abbiamo chiuso tutto, eh. Non è che si può stare qua a parlare di scimmie rotanti, come diceva Goldrake, all'infinito. Io vi ho fatto... Erano tre video oggi, dai, spero che siano... Ogni tanto riduciamo un po' il numero, no? Se no tutti i giorni 5 video. Oggi tre, oggi tre. Io vi ringrazio per essere arrivati fino qua e vi ricordo gli appuntamenti fissi, che come sempre sono, quando voglio io, il più spesso possibile, qui su YouTube. Love.